Buon pomeriggio e benvenuti a questa edizione flash del TG2000. Saranno anche i PM dell'antiterrorismo ad indagare sul violento attacco hacker alla regione Lazio. Oggi il ministro dell'interno Lamorgese riferisce al Copasir. Intanto sospese tutte le prenotazioni, sia le visite mediche che i vaccini, ma la campagna prosegue. La piattaforma riprenderà a funzionare dopo Ferragosto. Il Ministero della Sanità israeliano ha chiesto l'imposizione di una quarantena di una settimana in casa per quanti arrivano da una lista aggiornata di 42 paesi, nei quali è adesso inclusa anche l'Italia. Il provvedimento riguarderebbe anche i vaccinati e quanti sono guariti dal coronavirus. In Cina torna il lockdown in un'area della città di Wuhan dopo la comparsa di 7 nuovi casi nella cittadina, epicentro dei primi focolai. Le autorità del capoluogo hanno annunciato tamponi per tutti. La città sta lanciando così una massiccia operazione di test completi per 11 milioni di residenti. L'Italia non è un paese per giovani, con le nuove generazioni sempre più marginalizzate, con sempre maggiori difficoltà occupazionali, ad affermarlo in una nota a Confcommercio che sottolinea come tra il 2000 e il 2019 i giovani occupati tra i 15 e i 34 anni sono diminuiti di 2 milioni e mezzo. Una donna di 40 anni è morta in un incidente sul lavoro avvenuto in un'azienda che si trova in via Panaria a Camposanto, in provincia di Modena. Laila Hearim, la vittima, è rimasta incastrata in un macchinario, una fustellatrice. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, ma purtroppo per la lavoratrice non c'era più nulla da fare. E sono 424 i migranti soccorsi a partire dalla tarda serata di ieri e per tutta la notte, che erano su 6 imbarcazioni al largo di Lampedusa. Capitaneria di Porto e Guardia di Finanza hanno rintracciato su più imbarcazioni in acque maltesi 178 bengalesi. Circa 80.000 minori in Afghanistan hanno abbandonato le proprie case dall'inizio di giugno per sfuggire alle violenze che hanno interessato varie parti del paese e hanno adesso un disperato bisogno di cibo e cure mediche. Lo ha reso noto l'organizzazione Save the Children in un comunicato. E alle Olimpiadi di Tokyo 2020 Ruggero Tita e Caterina Banti hanno vinto la medaglia d'oro nella classe mista Anacra 17 della vela. Gli azzurri hanno chiuso la medal race al sesto posto. Si tratta del primo oro olimpico misto formato da uomini e donne vinto dall'Italia in una competizione olimpica. Per questa edizione è tutto, prossimo appuntamento con il TG2000 alle 18.30. Buon proseguimento di giornata, a più tardi.